Principe Antonio de Curtis. Rodò, secondo me, non è morto. Rodò non muore mai, altrimenti io penso che. È vero che penso che un falegname valga molto di più perché fa un tavolo che sfida i secoli. Noi artisti che facciamo? Diciamo cose, facciamo cose che per quanto possiamo avere successo duriamo una, due generazioni. Sola un foschio si verga. Un tipo di umorismo molto vasto. Per la prima volta io ho visto i miei genitori sorridere. Lacrime alle ri. Totò ha fatto incassare al botteghino, al cinema italiano, delle cifre iperboliche. E quando il biglietto costava 8.000 lire, fece incassare 5.000 miliardi di lire. Lei quando non lavora, cosa fa di bello? Io c'ho un hobby, c'ho due hobby. Uno per scrivere le canzoni e un altro non lo posso dire. Tu sì la macchina. Però sta faccia d'angelo ti serva per ingannare. Come mai hai lasciato il teatro per il cinema? Ma io non lasciai il teatro per il cinema. Dal 37 al 50 alternavo cinema, teatro e cinema. Dal 50 in poi mi sono dedicato esclusivamente al cinematografo, sapriso dalla cevoloide. Stregno cuore, si sa faccio il io. Vivo, il mio pane è stato, è e sarà sempre Totò. Molto spesso mi hanno detto che lui dava il copione, ma non lo leggeva neanche, leggeva più o meno la storia e si inventava il copione lì al momento, lasciando delle tracce indelebili della sua arte. In uno dei documenti che Totò ha poi lasciato in dono all'Archivio di Stato di Salerno, si dice che c'è un Teodosio Fabio, capitano generale e cognato dell'imperatore Costantino. Fece pervenire alla moglie un mazzo di banconote, regali per i bambini e perfino un pezzo di marmo da destinare sull'oculo del figlio morto. La francese diceva: Omar, come tu es joli? E io rispondevo: Omar, vedi Omar. In italiano, vedi Omar quanto è bello, che tesoro te non fun, eccetera, eccetera. C'è una penna, una biro, una stilo? Una penna? Sì, un attimo che la cerco. Sbrigati, mi permette che apro una parentesi? Sì, grazie. Prego, così cerco la penna. Chiudo la parentesi. Non ho ancora trovato la penna. Ma poi lei, cosa vuole? Cosa si impiccia? E fotoreporters affollano dalle prime ore di stamani la casa di via Monti Parioli dove l'attore è deceduto. Una camera ardente è stata allestita nell'appartamento. Personalità del cinema, delle riviste e del teatro rendono omaggio a questo attore conosciutissimo e amato, per anni sommerso dalle richieste dei registi e acclamato da milioni di spettatori. Lui avrebbe detto: alla faccia del bicarbonato di sodio.